E che onore oggi, eh? Un onore veramente grande avere qui Giancarlo Caselli che ritorna in questa scuola. Era già venuto per dialogare con PIF l'11 aprile del 2015, oggi lo abbiamo perché presenta il suo libro Nient'altro che la verità. Dialoga con Giancarlo Caselli, Mariano Longo, preside della Facoltà di Scienze della Formazione Politiche e Sociali dell'Università del Salento, che ringrazio per essere qui. Giancarlo Caselli ha cominciato la sua carriera in magistratura a Torino come giudice istruttore, impegnato in indagini sul terrorismo e in particolare sulle Brigate Rosse. Dal 1986 al 1990 è stato membro del Consiglio Superiore della Magistratura. Io sono molto contenta di averti qua, per cui ogni tanto mi fermo perché non mi sembra vero. Grazie. Io perché dico questo? Perché per me è una gioia immensa e ho lottato tanto mi sono sentita con Laura, già ad ottobre doveva essere qui e poi per una serie di motivi abbiamo rimandato e siamo finalmente riusciti, per cui il mio grazie è un grazie sincero, con affetto veramente che parte da dentro, come dico io. Continuo a presentare Giancarlo Caselli. Dopo questa pausa che mi è venuta spontanea, io seguo molto quelle che sono le mie emozioni. Ha diretto la Procura di Palermo dal 1993 al 1999, dalla cattura di Totò Riina ai grandi processi su mafia e politica. Dal 1999 al 2001 ha diretto il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e in seguito è stato il rappresentante italiano presso Eurojust. Dopo aver ricoperto il ruolo di procuratore generale presso la Corte d'Appello di Torino, il 30 aprile del 2008 viene nominato procuratore capo. Ha lasciato la magistratura nel dicembre del 2013. Ha pubblicato vari saggi, i più recenti sono stati bestseller in libreria, Le due guerre, perché l'Italia ha sconfitto il terrorismo e non la mafia, e Assalto alla giustizia, entrambi con la collaborazione di Stefano Caselli, il figlio che noi abbiamo avuto l'onore di avere in questa scuola, in un progetto sul terrorismo. Di sana e robusta costituzione, intervista di Carlo Alberto Della Chiesa con Oscar Luigi Scalfari. 20 anni contro, dall'eredità di Falcone e Borsellino alla trattativa con Antonio Ingroia e Maurizio De Luca. Ragazzi, noi qui abbiamo la storia e io sono, non so che parole usare, ma l'avete capito ed è inutile che mi ripeta. Passo la parola a Mariano Longo e incominciamo con l'incontro, entriamo nel vivo dell'incontro. Volevo ringraziare tutti voi di essere qui. Grazie. Oggi il confronto è effettivamente con la storia, tant'è che la prima cosa che mi viene in mente, pensare, oltre al fatto di essere onorato di essere qui e di avere il ruolo, di in qualche misura moderare questo incontro, è proprio l'imbarazzo di trovarmi accanto, a Caselli, perché per me Caselli è tante cose, tanti ricordi, spesso mediati, nel senso che a me è capitato di vedere Caselli l'anno scorso qui in un incontro molto bello con PIF, ma per me Caselli era, per l'appunto, prima di allora, una figura importante che avevo visto in televisione e sui giornali. E io non parlerò molto perché secondo me, avendo l'occasione, di avere Caselli qui, è importante che parli lui e che magari dialoghi anche con i ragazzi. Però due o tre cose le vorrei dire sul libro e poi magari insieme al dottor Caselli faremo un percorso che attraversa il libro. La prima questione, secondo me importante, è che i racconti sono fondamentali. Ci sono tanti modi attraverso i quali noi conosciamo la realtà. Uno, forse il fondamentale, quello fondamentale perché impariamo a raccontare fin da piccoli, è per l'appunto ripercorrere la storia. E questo è un libro che ripercorre la biografia di un uomo e insieme la storia di un paese. C'è
un sociologo che si chiama Wright Mills, un sociologo che scriveva negli anni 50, americano, che diceva proprio questo: ogni volta che raccontiamo la storia di un uomo, raccontiamo anche la storia della società in cui quell'uomo è vissuto, le biografie si intrecciano con i macrocontesti. Questo è vero per tutti, è vero in maniera particolare per Caselli, che ha attraversato la storia di questo paese, a volte in maniera conflittuale, sempre rigorosa, assolvendo a compiti, alcuni dei quali pericolosissimi, che hanno lasciato tracce, credo, nella biografia e che stranamente compaiono solo poco nel libro, con un pudore nordico, quasi calvinista, sebbene Caselli sia cattolico, che dal mio punto di vista encomiabile, il pudore dei sentimenti che invece oggi vengono sempre di più sbandierati. Questo libro è importante perché racconta insieme alla storia di Caselli la storia della giustizia e della politica di un paese, e questo è un elemento che forse sarà per chi leggerà questo libro interessante. Spero per gli studenti che leggeranno questo libro, che potranno confrontarsi con alcuni momenti buiissimi della vita di questo nostro martoriato paese. Io nel 78, quando viene rapito Aldo Moro, avevo 13 anni, però me lo ricordo ancora in maniera molto vivida, e mi accomuna, sebbene in maniera molto molto labile, al dottor Caselli il fatto che mi sono occupato di crimine organizzato quando ero molto più giovane, come sociologo e non come magistrato. Quindi in prima linea no, nelle retrovie sicuramente. La parola spetta a Caselli perché suo è l'onere del racconto e anche l'onere della spiegazione. Spesso raccontando spieghiamo, ma le due cose non sempre vanno insieme. Io proverò a chiedere al dottor Caselli, quando riterrà giusto e necessario fermarsi, quando avrà, come dire, completato il suo ragionamento, proverò a dare alcune suggestioni, che sono quelle suggestioni che sono arrivate a me leggendo questo libro, che è bello, intenso, ed è un libro che tutti noi dovremmo leggere, soprattutto i ragazzi di questo liceo, che sono anche loro belli ed intensi. La prima suggestione riguarda, come dire, le origini. Perché c'è una passione per la giustizia che viene raccontata da Caselli in relazione, come dire, alla prima infanzia. Una madre, un padre di grande levatura morale, una Torino che è città fabbrica, e una passione per la giustizia, un impegno che è insieme di studio ma anche etico, che si concretizza nella scelta della facoltà di giurisprudenza. Io comincerei da là perché forse a partire dal passato remoto si capiscono poi anche scelte di rigore fatte in un passato più recente. Innanzitutto ragazzi, buongiorno, grazie che siete così tanti, perché parlare a dei ragazzi a me fa sempre molto molto piacere, non è la solita clausola di stile, tanto per ingraziarsi la platea, come usa dire. La mia famiglia era una famiglia economicamente molto modesta, che ha fatto tanta tanta fatica per farmi studiare. Hanno tirato mio padre e mia madre la cinghia, come usa dire, nel senso letterale del termine. E allora io ho sempre cercato di rispondere nel modo migliore a questi loro sacrifici, per esempio comportandomi sempre regolarmente nelle medie, come al liceo, come all'università, da secchione. Io ero uno che qualche volta si vergognava di se stesso perché non andavo a dare un esame se non sapevo proprio tutto. Avevo un libretto all'università che, quando mia moglie lo vede per la prima volta ed era ancora la mia fidanzata, non scappa perché cominciava a innamorarsi di me, perché era così bello quel libretto che faceva inorridire, ecco, lei così lo racconta almeno. All'inizio ho anche pensato di fare la carriera universitaria, mi piaceva molto la storia del diritto italiano. Poi però sono partito dalla mia famiglia perché bisognava
era assolutamente importante, decisivo, che io cominciassi a guadagnare qualcosa. Avevo già provato a guadagnare qualcosa. Appena finito il liceo, ero andato a lavorare all'Olivetti, a vendere macchine per scrivere e calcolatrici. E ho fatto questo lavoro per un paio d'anni. E devo dire che vendevo anche molto bene, non è che avessi... I miei soldi me li guadagnavo, lì si veniva pagati anche in base alle vendite, abbastanza per essere soddisfatto. Ma secchione come ero, non riuscivo a fare lo studente lavoratore, o l'uno o l'altro. A un certo punto ho smesso, ho dovuto smettere di fare il lavoratore, perché altrimenti la laurea l'avrei presa con troppo ritardo rispetto ai tempi stabiliti. E quando mi sono laureato, la vocazione per gli studi storici universitari presto ha lasciato il posto alla ricerca anche di una collocazione remunerativa, per non pesare ancora una volta sulle spalle dei miei genitori. E allora un concorso per la magistratura, che però allora non offriva una posizione economica brillante. Quando io entro in magistratura, avendo vinto il concorso, e in quel momento Laura ed io ci sposiamo, Laura, che insegnava matematica, guadagna più di me in quel momento. Poi dopo gli insegnanti, non ne parliamo, rimarranno sempre piuttosto bassini, mentre obiettivamente gli stipendi dei magistrati crescono e diventano ottimi stipendi. Ma in quel momento non era tanto il profilo economico, anche il profilo economico, finalmente uno stipendio, finalmente... Era la prospettiva di poter fare qualcosa che avesse almeno delle speranze, offrisse almeno delle prospettive, appunto, di poter essere qualcosa di utile. Perché quando io decido di entrare in magistratura, e con me tanti altri di quella stagione, di quella generazione, si sta riscoprendo la Costituzione. Mi sembrerà che io stia dicendo una stupidaggine, la Costituzione del 48, stiamo parlando di cose che sono avvenute nel 64, come sarebbe a dire, la Costituzione del 48, nel 64 la si scopre, la si riscopre, non, se non avete mai sentito vi sembrerà una frase priva di senso. E invece no, la Costituzione è del 48, ma parti importanti della nostra Costituzione, paradossalmente quelle più importanti, quelle che servono per far sì che i diritti siano non soltanto una cosa scritta, enunziata, ma diventino realtà vera nell'interesse dei cittadini, nell'interesse della collettività. Questa parte rimane inerte, chiusa sostanzialmente in un cassetto per una ventina d'anni, tanti anni, di 15 anni, qualche volta anche 20 anni, e viene poi riscoperta quando la stagione costituzionale, dopo la scrittura della Costituzione, rifiorisce e si scoprono queste parti della Costituzione, per farla breve, in particolare l'articolo 3, capoverso della nostra Costituzione, che è il fondamento, il perno, la pietra angolare. Quello che, lo sapete sicuramente, lo avete studiato, non c'è dubbio, dice: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli d'ordine economico e sociale che si frappongono ad una crescita in uguaglianza dei cittadini tutti. Ecco, è compito della Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche la magistratura come gli altri poteri dello Stato, forse più degli altri poteri dello Stato, darci dentro per fare qualcosa di utile che aiuti a crescere tutti, i cittadini tutti, in diritti e in uguaglianza. Ecco, questa prospettiva di un lavoro, tutti i lavori sono degni, tutti i lavori sono importanti, ma un lavoro che potesse essere interpretato non burocraticamente, ma, come dire, in senso di attività favorevole, positiva, utile agli altri, ecco, un'ambizione molto, 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 molto importante. Ma è questo che ha spinto me e tanti altri di quella generazione a scegliere il concorso in magistratura. L'ambizione di essere utili col proprio lavoro. Poi se ci siamo riusciti, se ci sono riuscito, non tocca a me dirlo naturalmente, ma ecco, lo scopo, la prospettiva, l'ambizione, ripeto, era quella.
e la giustizia come servizio, tanto per sintetizzare una formula che non è una formula ma una traduzione di quello che sentivamo e di quello che abbiamo cercato di fare anche dopo. La giustizia come servizio reso alla collettività. Spero di essermi spiegato, se non mi sono spiegato le domande possono intervenire anche subito, non tocca a me dirlo perché non sono io il moderatore, ma se c'è qualcosa che vi sembra meritare fin da subito uno sviluppo, un chiarimento, un'integrazione, fatelo. Sì, secondo me dovremmo assumere come linea guida, no? Le indicazioni del dottor Caselli, nel senso che se i ragazzi e anche i meno giovani hanno bisogno di chiarimenti o di intervenire lo possono fare tranquillamente, perché se questo è un dialogo non tra me e il dottor Caselli, ma invece è un dialogo soprattutto tra il pubblico e il dottor Caselli. Io do qualche spunto, qualche stimolo, ma se vi arriva, come dire, la necessità del chiarimento, ragazzi, non vi vergognate, ma non credo che sia questo il caso. È bello quello che ha detto Caselli, no? Perché la scelta è una scelta sia di una persona che vuole realizzarsi, nel senso che ha bisogno di lavorare, ma è anche una scelta che ha a che fare con processi molto più ampi, che in quegli anni erano processi importanti, fondamentali. C'erano quelli gli anni in cui, lo ricordava bene Caselli, si faceva strada l'idea che i diritti di ciascuno di noi non fossero solamente diritti civili e politici, ma fossero anche diritti sociali. Cioè i diritti che consentono a ciascuno di noi di realizzarsi come cittadino nell'uguaglianza, un senso forte di giustizia che è un elemento fondamentale della politica di quegli anni. E forse proprio in questo senso forte di giustizia si incunea una delle attività più importanti di Caselli, che è l'attività contro una deviazione probabilmente di quell'idea per la quale la giustizia deve essere realizzata. Sono anni duri, gli anni 70, alcuni utilizzando il titolo di un vecchio film li chiama ancora anni di piombo, e il piombo era poi il piombo che veniva utilizzato per ammazzare, non solamente una metafora dunque, ma anche una durissima realtà. E la cosa bella dell'attività di Caselli è proprio questa attenzione per il fenomeno e anche il tentativo di contrastare quel fenomeno che spesso veniva invece percepito soprattutto da frange della sinistra, non necessariamente estrema, come un errore di valutazione. Cioè i terroristi venivano a sinistra soprattutto giustificati. Un lavoro duro, prezioso, complicato, complesso, che ha anche caratterizzato poi nello specifico la magistratura italiana, no? Forse creando un bagaglio di conoscenze che sono invidiate anche all'estero. Caselli dice una cosa bellissima: abbiamo contrastato il terrorismo mantenendo però i diritti e le libertà democratiche. Di quell'esperienza, che è un'esperienza fondamentale della sua biografia e della sua attività, forse sarebbe bello che i giovani sapessero qualche cosa. Io mi sono occupato di antiterrorismo, Brigate Rosse e Prima Linea principalmente, per una decina d'anni a tempo pieno, dal 73-74 all'83. Sono stati 10 anni molto difficili, soprattutto all'inizio, perché all'inizio dominavano slogan tipo compagni che sbagliano, né con lo Stato né con le Brigate Rosse, slogan vuoti secondo me, ma in quel momento molto seguiti, molto introiettati oltre che proclamati a gran voce da questo o da quello, ed erano slogan che complicavano le cose. Perché finché io brigatista mi sento gridare attorno che sono un compagno che sbaglia, oppure che non sto con te, ma neanche con lo Stato, io brigatista spero di vincere, spero che le cose andranno sempre meglio, che farò sempre più proseliti, riuscirò a reclutare sempre più gente e così andranno inesorabilmente senza mai cambiare le cose.
Questi slogan rendevano la situazione più difficile, più rischiosa, più in salita. E questo valeva anche per gli operatori, magistrati. E io sono stato ripetutamente accusato di essere un fascistone, di essere un reazionario, di essere il servo sciocco, stupido, del generale Dalla Chiesa, che allora era noto come comandante del nucleo speciale antiterrorismo dei carabinieri. Finché ci si è accorti, discutendo tutti quanti insieme di questo fenomeno, della sua realtà, che i terroristi non erano un problema soltanto per le persone che ammazzavano o gambizzavano, una parola che oggi non si sente più, per fortuna. Gambizzare significava fare un attentato contro una persona, non ammazzandola, ma sparandole nelle gambe, cioè rendendola storpia per tutta la vita. Bellissima anche questa scelta da parte dei brigatisti e degli uomini di prima linea. Ecco, ad un certo punto ci si rende conto, discutendo, confrontandosi, cercando di approfondire la realtà del terrorismo, che non sono nemici soltanto delle persone che colpiscono o potrebbero colpire, ma nemici di tutti, perché stanno mettendo a rischio, in pericolo, i diritti e le libertà di tutti, perché stanno imbarbarendo la nostra convivenza, ci stanno portando a sbattere, ci stanno portando chissà dove, con delle possibili reazioni di carattere reazionario, loro che volevano invece la rivoluzione, eccetera, che avrebbero rappresentato per il nostro paese, per i nostri diritti, per la nostra democrazia, davvero un collasso formidabile. E quando i cittadini, la gente, tutti quanti insieme, discutendo e confrontandoci, si viene a capo di questo, si finisce per maturare sempre di più questa convinzione che sono nemici di tutti, ecco che i terroristi sono politicamente isolati, non più compagni che sbagliano, ma nemici della democrazia, nemici di tutti, non più né con lo Stato né con le Brigate Rosse, ma dalla parte dello Stato contro i terroristi, perché sono forieri, e non soltanto forieri, sono autori, stanno inverando, concretizzando meccaniche spirali perverse che ci potrebbero portare, ci stavano portando chissà dove. E l'isolamento politico dei terroristi li fa entrare in crisi, crisi profonda, sia psicologica sia politica. Non ci credono più. Nel momento in cui si sentono isolati non hanno più la speranza di crescere, di diventare prima o poi l'avanguardia della rivoluzione. Si accorgono di essere soli, di essere senza più seguito. Entrano in crisi ed è la fine del terrorismo. Però la domanda era: il terrorismo lo abbiamo sconfitto nel rispetto dei diritti, nel rispetto dello Stato di diritto? È vero. Qualunque cosa vi raccontino al riguardo, questa è la mia opinione, ma è un'opinione basata sui fatti, noi abbiamo adottato delle misure, anche delle leggi specialistiche, cioè mirate sulla realtà, sulla specificità, sull'effettività del problema. Non abbiamo mai adottato delle leggi speciali come altri paesi. Nella Gran Bretagna l'IRA l'hanno combattuta senza processi, soltanto con i campi di concentramento. In Germania il terrorismo della RAF, delle Bader-Meinhof, lo hanno combattuto, è brutale, ma è così, con una serie di suicidi in carcere, ecco, così è finito il terrorismo in Germania. In Spagna le leggi speciali erano all'ordine del giorno, chiunque fosse riconosciuto, conclamato come capo di una formazione terroristica, per ciò stesso, senza dimostrare una qualche partecipazione anche a livello decisionale, per ciò stesso rispondeva di tutto, dal furto dell'automobile alla strage. Noi queste cose non le abbiamo mai fatte. Ci siamo fermati prima con delle leggi, con degli interventi specialistici, i nuclei dei carabinieri o della Polizia di Stato specialisti, speciali, ma speciali nel senso di specializzati, leggi specializzate mirate sulla realtà, ma non altro. La Corte Costituzionale più volte è stata chiamata ad esprimersi
sulla rispondenza ai principi costituzionali, ai diritti così come garantiti dalla Costituzione, di queste misure di contrasto, e ha detto onestamente che si è raschiato il fondo del barile della rispondenza ai principi costituzionali, ma non si è mai andati oltre, non si è mai rotta la lealtà costituzionale, per così dire, i principi costituzionali non sono mai stati intaccati. Ecco perché si può dire serenamente, obiettivamente, che abbiamo sconfitto il terrorismo rispettando i diritti. Guardate, un momento difficilissimo della lotta al terrorismo è il processo davanti alla Corte d'Assise di Torino ai cosiddetti capi storici delle Brigate Rosse, i soci fondatori, Curcio, Franceschini, Bassi, Bertolazzi, Paroli, Lintrami, Bonisoli, Gallinari, Semeria e via, i capi, Moretti anche, ancorché durante il processo in contumacia era latitante. Su questo processo hanno scaricato una quantità, un volume di fuoco impressionante, hanno ammazzato tanta di quella gente perché non volevano che questo processo si facesse, perché dicevano la lotta armata non si processa, la rivoluzione non si condanna e via seguitando. E invece il processo ha attraversato momenti difficilissimi. Guardate, nel 1977 viene ucciso il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino, Fulvio Croce, un anziano gentiluomo che aveva un torto imperdonabile agli occhi delle Brigate Rosse, quello di fare il suo dovere. In democrazia un processo senza difensori è una barzelletta, è una farsa, è una cosa ridicola, una cosa che non può esistere in democrazia. I brigatisti non volevano essere difesi, né di fiducia né d'ufficio, e Croce, presidente degli avvocati di Torino, facendo il suo dovere, organizzava le difese d'ufficio. Bene, chi collabora, questo era il loro linguaggio, avrà del piombo, e il piombo, l'avvocato Croce, gli arriva una sera mentre sta rientrando in casa, un agguato nell'androne di casa, sparato alle spalle, praticamente alle spalle, e freddato lì sul posto. Beh, Torino, che è una città che è sempre stata all'avanguardia per quanto riguarda la lotta antifascista, per quanto riguarda la ricostruzione, per quanto riguarda le lotte operaie, per quanto riguarda i diritti sindacali in particolare, ma i diritti in generale tutti, Torino in quel momento crolla. Torino è in ginocchio. Le Brigate Rosse in quel momento hanno vinto. Perché? Perché non si trovano sei cittadini, ragazzi, dico sei, non 60, non 600, sei cittadini torinesi, sei, disposti a fare i giudici popolari, disposti a fare i giurati, in modo da poter consentire la formazione della giuria che è il giudice naturale della Corte d'Assise. La Corte d'Assise, forse lo sapete, sono due magistrati togati, due magistrati di carriera, e sei cittadini estratti a sorte da un'urna che fanno i giudici popolari indossando una fascia tricolore. Bene, in quel momento non si trovano sei torinesi disposti a fare questo lavoro. Sul tavolo del presidente della Corte d'Assise, Guido Barbaro, un grande magistrato, uno dopo l'altro, una pila di certificati medici, ciascuno dei quali più o meno dice sindrome depressiva. Non posso fare il giurato perché soffro di sindrome depressiva, paura. Le Brigate Rosse avevano vinto. Hanno fatto di tutto perché questo processo non si facesse, ma questo processo invece si conclude nel 78, nel bel mezzo del sequestro Moro, tra l'altro, rivendicato il sequestro Moro da Torino, dalle gabbie del processo di Torino, dai detenuti di Torino. Le Brigate Rosse non avevano ancora tirato fuori dei volantini. I primi a dire siamo stati noi delle Brigate Rosse, sono i detenuti processati a Torino. Questo processo si conclude nel rispetto delle regole processuali, questo è stato unanimemente riconosciuto e non si discute. Ma addirittura, ragazzi, sentite, vi giuro che quando l'ho letto per la prima volta che ci sarebbe stato anche questo, ho fatto un salto così sulla sedia, ho detto ma stiamo diventando pazzi, ecco, non ha senso, dove andremo a finire? Non soltanto il rispetto delle regole, anche il rispetto della identità politica dei brigatisti detenuti e processati. In che senso? Che il presidente della Corte d'Assise, Guido Barbaro, ed è quello che io all'inizio non capivo, invece aveva avuto un'idea di una profondità di intuizione straordinaria, ha consentito
ai brigatisti detenuti, processati a Torino, di controinterrogare le loro vittime. Sossi, magistrato genovese che era stato sequestrato a Genova e poi il processo assegnato a Torino, e questo processo era al centro del processo cosiddetto ai capi storici, viene controinterrogato, la vittima controinterrogata dai carnefici. Una cosa che, ripeto ancora una volta, quando ho sentito che si stava per fare, ho detto, ma siamo diventati matti. Invece è una cosa di una grande lungimiranza, perché oltre al rispetto delle regole formali, delle regole processuali, il rispetto dell'identità politica dei terroristi, i quali a questo punto non avevano più niente da dire. E la conclusione nel rispetto delle regole, addirittura della identità politica, è un fattore di profondissima crisi insieme a tanti altri del terrorismo, e a partire da quel momento che comincia a non crederci più, perché avevano fatto un'infinità di morti per dimostrare che quel processo non si poteva fare, o lo Stato l'avrebbe fatto soltanto disvelando la sua autentica natura fascista reazionaria. E si vedono che lo Stato applica i diritti, la democrazia non è una fiction, la democrazia è una cosa vera, reale, anche quando c'è qualcuno che vorrebbe abbatterla con la violenza. Ecco, il rispetto dei diritti non soltanto attraverso le leggi, anche attraverso il comportamento processuale fatto di osservanza delle regole e di rispetto delle persone anche nella loro identità politica. Bello anche questo applauso. C'è un sociologo, io di professione faccio il sociologo, che è Max Weber, che dice che lo Stato è quella struttura, quell'organizzazione che avoca a sé l'utilizzo della violenza fisica legittima. Cioè lo Stato moderno è tale perché la violenza è gestita solo ed unicamente dallo Stato. Un cittadino non può ricorrere alla giustizia. Ora, magari a margine ci dice anche Caselli che cosa pensa di questo nuovo provvedimento sulla legittima difesa, ma la cosa che mi richiamava Max Weber riguarda una sorta di intolleranza dell'uomo e del magistrato Caselli a tutte le forme che si oppongono allo Stato. Il terrorismo è un caso, la mafia è il secondo e rappresenta probabilmente l'altra grande avventura professionale, anche politica, umana di Caselli. Una scelta che è una scelta folle in qualche misura, una scelta che contraddice l'idea che si possa vivere adagiandosi alla quotidianità. A un certo punto Caselli decide di andare a Palermo e contrastare la mafia. C'è un passo molto bello del libro che riguarda la famiglia. La famiglia in questo libro c'è poco, ma c'è poco probabilmente per quel pudore di cui io prima parlavo. Però c'è Stefano Caselli che, mentre si discuteva in famiglia se si doveva o meno tentare di andare a Palermo a contrastare la mafia, dice al padre: ma se nessuno fa quello che sente, il proprio dovere, allora questo paese continuerà ad andare a rotoli. Un po' quell'esperienza palermitana ce la può raccontare, dottor Caselli? Ma tante domande in una. Legittima difesa. No, quello è... No, qui non rispondo, però, siccome sono un po' narciso, domani su Repubblica dovrebbe esserci un'intervista, se avete voglia di sapere che cosa ne penso. Domani su Repubblica c'è tutto il mio pensiero, ecco, Caselli pensiero sulla legittima difesa, pensate come sono vanaglorioso. Palermo, la mia famiglia. 10 anni di antiterrorismo sono stati duri, per me e per la mia famiglia, perché dal 1974, dal sequestro Sossi, che io vivo con la scorta, c'è ancora oggi, non sono entrati, ma da qualche parte ci sono. Quindi dal 74 ad oggi è una vita con la scorta. E prego di credere che la scorta è importante, e grazie alla scorta che io sono qui che vi posso parlare, perché la scorta ti salva la vita. A me me l'ha salvata nel libro, è dimostrato un paio di volte, assicuro, ai tempi dell'antiterrorismo,
e altrettante sicure, ma chissà quante che non sappiamo, ai tempi dell'antimafia a Palermo. E quindi la scorta ti salva la vita, ma te la cambia, nel senso che incide sulla tua vita di relazione in modo pesante, ecco, non... per dire la cosa più pesante per me, per la mia famiglia. Io quando ero a Palermo è nata la nostra prima nipote, che adesso ha 21-22 anni, Giulia, e io questa nipote non me la sono mai goduta, non ho potuto godermela, perché quando da Palermo torno a Torino, i genitori si sono separati, lei è andata a vivere a Genova, e prima l'ho persa perché proprio non potevo fare una passeggiata con lei, non potevo fare le cose che qualunque nonno normale... Dover vivere con la scorta, dover vivere in situazioni di gravissimo pericolo, ha significato dover rinunciare, per esempio, alle cose che... E adesso abbiamo, Laura ed io, un nipotino di 18 mesi, e adesso queste cose che ho perso allora le rivivo tutte, perché adesso la scorta non è più quella dei tempi di Palermo, una scorta molto efficiente, molto attenta, molto scrupolosa, ma con degli spazi maggiori. Quindi, 10 anni di antiterrorismo, 10 anni di scorta, finisce il terrorismo, sta finendo, sostanzialmente è finito, e la mia famiglia ed io, Laura, i miei figli ed io, pensiamo, siamo convinti, che ci stiamo avviando ad un periodo di normalizzazione, un periodo di recupero di serenità, di una vita, virgolette, qualunque. E invece no, vengono uccisi Falcone e Borsellino, le stragi di Capaci di Via D'Amelio, sono 25 anni, il prossimo 23 maggio e il prossimo 19 luglio, lo sapete, sta per ricorrere il 25esimo anniversario, si fa per dire, di Capaci di Via D'Amelio. Succede 25 anni fa quel che abbiamo appena detto, e io, non così brutalmente, ma la sostanza è poi questa, dico alla mia famiglia: credevamo che tutto fosse finito, credevamo di potersi avviare a una stagione di normalità. E invece ho pensato di fare domanda di trasferimento da Torino a Palermo per andare a dirigere con la procura. E dopo le stragi questo significava non recuperare la normalità, ma ripiombare me stesso e la mia famiglia in una situazione di estremo disagio, di estremo pericolo, per loro di estrema sofferenza, di estrema fatica. Gli chiedevo una cosa davvero improba, davvero pesantissima. E però abbiamo discusso, ci sono stati dei contrasti, ma poi alla fine hanno accettato e sempre sostenuto questa mia scelta, che ho ritenuto di dover fare, perché ci sono molte immagini di repertorio che sicuramente tra qualche mese rivedrete, perché saranno ripescate, di quel che sto per raccontarvi. Il grande, grandissimo magistrato che aveva plasmato, dopo un altro, prima c'è Rocco Chinnici che forma il cosiddetto pool di Falcone e Borsellino, poi quando Rocco Chinnici viene ucciso dalla mafia, al suo posto volontariamente lascia Firenze, dove era stabilito con la sua famiglia, e va a lavorare per quasi 5 anni a Palermo, un grande magistrato, Nino Caponnetto. Torna in Sicilia quando viene ucciso prima Falcone e poi Borsellino per i funerali di Borsellino. E dice delle cose che fanno parte della storia del nostro paese, sono immagini di repertorio che si vedono spesso e volentieri, si vedranno sicuramente, ripeto, in occasione del 25, del 23 maggio e del 19 luglio. Caponnetto, quando lo intervistano in occasione dei funerali di Borsellino, dice due cose durissime, molto semplici ma durissime. È tutto finito, dice Caponnetto, non c'è più niente da fare. Esprimeva il sentimento di tutto il popolo italiano. Eravamo convinti tutti che la nostra democrazia, con tutte le sue fragilità, è democrazia, diritti di tutti, tendenzialmente di tutti, la nostra democrazia stesse per essere travolta, cacciata in un buco nero senza fine e sostituita da un narcostato, uno stato mafia. Un qualcosa di terribile, perché controllato da un potere criminale, mafioso, stragista. È tutto finito, non c'è più niente da fare.
eravamo convinti di essere in ginocchio, che prima o poi ci sarebbe arrivato il colpo di grazia. Ma poi, caponnetto in testa, ci siamo tirati sulle maniche, abbiamo cercato di fare quanto utile, quanto necessario per fare resistenza, per invertire la tendenza, per tirare su un argine contro il dilagare del potere criminale mafioso. E in questo contesto, questa situazione, che io mi sono chiesto cosa potevo fare, e mi sono detto una cosa che potrei fare è fare domanda, mettere a disposizione la mia esperienza di crimine organizzato, sia pure sul versante antiterrorismo, alla lotta contro il crimine organizzato di stampo mafioso. E così ho deciso di fare la domanda, di mettermi a disposizione, di impegnarmi, se mi avessero nominato procuratore di Palermo, su questo versante. Il CSM mi ha nominato, 7 anni a Palermo, che sono stati durissimi, assai più duri di quelli dell'antiterrorismo, perché andare a Palermo in quel momento significava, ragazzi, letteralmente mettere la testa in bocca al leone, gettarsi nella fossa dei leoni, perché i mafiosi, dopo aver ucciso Falcone e Borsellino, non è che avessero finito di esistere. Per fortuna io ho goduto a Palermo del massimo dei massimi dei massimi dei massimi dei massimi dei massimi dei massimi, e la finisco, ma potrei non finirla mai, di protezione che uno Stato democratico può assicurare a un suo funzionario, a un magistrato. Io a Palermo avevo 12 uomini di scorta contemporaneamente sempre intorno. Erano uomini dei cosiddetti NOX, corpi speciali della Polizia di Stato, addestrati per questo lavoro molto difficile, e questo lavoro lo facevano soltanto fino a 25-30 anni massimo, perché dovevano essere anche degli atleti di straordinaria efficienza fisica, e soltanto fino a quell'età, quindi svolgevano questo lavoro, poi rimanevano in polizia a fare altre cose altrettanto importanti, ma senza più questa presenza anche fisicamente con necessità di una speciale vigoria, chiamiamola così, come il servizio nei NOX. Io a Palermo ero libero fuori dall'ufficio di respirare. Tutto ciò che non era respirare lo decidevano, lo imponevano, lo comandavano, lo stabilivano loro. Ecco che di nuovo ti salvano la vita, me l'hanno salvata, ma te la cambiano a Palermo come non mai. E quindi, però, anche grazie al lavoro della scorta, ma grazie soprattutto al lavoro di squadra, un biennio magico, la politica magicamente unanime. All'unanimità hanno approvato 2 leggi importanti, quella sui pentiti e quella sul trattamento carcerario di giusto rigore dei mafiosi detenuti, si chiama 41 bis, ne avrete e ne sentirete sicuramente parlare. La gente, guardate, manifestare a Palermo è difficile ancora oggi. Allora manifestare era un gesto di coraggio, quasi temerario. Eppure, nonostante la necessità di essere coraggiosi fino alla temerarietà, Palermo si riempie tutti i balconi, tutte le finestre di lenzuola bianche per protestare contro la mafia. Attraverso il bianco chiedere cose pulite, cose limpide, cose trasparenti, non la tragedia del potere criminale mafioso imperante. E la polizia, la magistratura, che anche grazie a quelle leggi approvate all'unanimità dal Parlamento, recupera entusiasmo ed efficienza. E così si fa squadra, i politici, l'opinione pubblica, le forze cosiddette istituzionali, e insieme si riesce a fermarla, quella strategia mafiosa che era dilagante e rischiava di trascinarci chissà dove. E se oggi siamo qui a parlare di mafia, la mafia c'è ancora, pericolosa, efficiente, ma se siamo qui a parlarne perché in quel periodo la si è fermata. Io sono orgoglioso di aver contribuito, con la mia scelta di andare a Palermo, a questo processo di difesa. Lasciatemelo dire, mi sembrerò presuntuoso, persino arrogante, lo sono magari, per carità, non lo nego,
lasciatemi dire, sono orgoglioso di aver contribuito a salvare in quel contingente, in quel periodo contingente, la nostra democrazia. Di Palermo ci sarebbe un'infinità di altre cose da dire, ma ci saranno magari vostre domande o domande successive, per ora mi fermo qua perché credo di aver parlato, come è mia abitudine, mio vizio, persi in troppo. Ha parlato bene, non troppo, per cui il tempo poi è soggettivo, quindi scorre rapido quando la conversazione o il relatore è capace di suscitare non solamente riflessioni ma anche emozioni. Io ho tre altre domande che sono per me il minimo sindacale, sono anche le 7:20 e non so la preside quanto ci tollererà qui, però le tre domande secondo me sono importanti e le posso anche cassare nel caso in cui ci siano studenti che hanno qualche curiosità, quindi ogni volta io mi fermo. Se le facciamo tutte e tre insieme queste tre domande, anche se sono tra di loro differenziate. La prima riguarda un aspetto molto importante, secondo me, del libro di Caselli, anche dell'esperienza biografica e professionale. Si vince contro il terrorismo, si vince contro la mafia se c'è consenso intorno al lavoro della magistratura e dello Stato. Antimafia sociale, Don Ciotti, la sua esperienza. L'altra questione che è importante è che Caselli è un uomo intelligente, di polso, ma è anche un uomo contro e sebbene sia un uomo delle istituzioni, un uomo dello Stato, è stato spesso bersaglio dei poteri dello Stato, di alcune frange della politica. E allora qual è la sensazione di un uomo dello Stato quando si sente, come dire, attaccato da parte del potere politico? E l'ultima domanda, che è parte cospicua della riflessione degli ultimi capitoli di questo libro, è una domanda forse la più difficile. Che cosa è per lei la giustizia? Io sono assolutamente convinto, e come me sono convinti tanti altri magistrati, ma non soltanto magistrati, tanti cittadini, che la legalità, presupposto della giustizia di cui poi parleremo, non può essere delegata alle forze dell'ordine e alla magistratura. E noi alla finestra, noi cittadini, a vedere come vanno le cose. Come se fosse uno scontro tra guardie e ladri. Noi alla finestra, vincono le guardie, bene. Non vincono le guardie, vincono i ladri, quelli che violano la legge. Brutto, ma pazienza, andrà meglio la prossima volta. Tanto a me, che vincano o non vincono le guardie, in tasca non me ne viene niente. Un errore. La legalità conviene. Se vincono le guardie, a noi cittadini, di cose positive ce ne vengono in presa diretta addosso. Molte e importanti. Migliora la qualità della nostra vita. Più legalità, più risorse a disposizione, per arrivare subito al dunque. Oggi il problema principale della illegalità, della legalità e la illegalità economica nelle sue principali declinazioni, evasione fiscale, corruzione e mafia. Un'immensità di soldi, di risorse che viene rapinata da questa illegalità economica, mal calcolati sono 350 miliardi di euro l'anno che ci vengono portati via da questa illegalità economica. Una montagna di risorse che non abbiamo a disposizione, che se avessimo almeno un po' di queste risorse, non dico tutte a disposizione, potremmo avere tante di quelle cose importanti che invece non avendole la nostra vita è peggio di come sarebbe. Con più risorse avremo un campo sportivo in più, un centro per anziani in più, un
centro d'accoglienza in più, ospedali, scuole, trasporti meglio funzionanti, una miglior difesa del territorio, del paesaggio, del patrimonio artistico e via seguitando. Tutte cose che non abbiamo o abbiamo in misura insufficiente, per cui la qualità della nostra vita crolla. E crollando la qualità della nostra vita è chiaro che succede qualcosa che non ci conviene. Più legalità, più convenienza. Ogni legalità è un recupero di reddito, ogni legalità è un recupero di risorse, ogni recupero di legalità è un passo avanti verso la migliore distribuzione delle risorse, che è la piattaforma della giustizia, soprattutto della giustizia cosiddetta sociale. Allora ecco, la partecipazione dell'opinione pubblica, la partecipazione dei cittadini, non necessariamente il consenso, una partecipazione critica, che è consenso quando le cose meritano un giudizio positivo, che può essere critica quando le cose invece non vanno per il verso giusto, ma la partecipazione, l'attenzione dell'opinione pubblica e dei cittadini ai problemi della legalità, ai problemi della giustizia, è essenziale. Delegare tutto a forze dell'ordine e magistratura significa lasciarle sole, e da soli si combina meno. Invece con la partecipazione, la vicinanza critica se necessario dell'opinione pubblica, le speranze di ottenere qualcosa di più sono automaticamente maggiori. Guardate, il terrorismo, l'ho già detto prima, ci torno un attimo, è stato sconfitto non soltanto dalla polizia, non soltanto dai carabinieri, non soltanto dai magistrati, ma soprattutto dai cittadini quando è cominciata la stagione delle assemblee. Non si riesce a formare la giuria? Allora ecco che tutte le forze presenti a Torino, politici, sindacalisti, chiesa, scuola, circoli culturali, magistrati, poliziotti e via seguitando, decidono di ritrovarsi in assemblee per discutere della realtà del terrorismo, cosa ho detto. All'inizio non c'era nessuno a queste assemblee, pochissime persone. Poi invece si finirà in progress, dopo decine e centinaia e migliaia di assemblee, con incontri oceanici letteralmente in tutti i reparti della Fiat, dove i brigatisti purtroppo erano presenti, quelli magari ancora non individuati, che partecipavano anche loro a queste assemblee molto vigili e attenti. Ecco, è lì che comincia la crisi politica delle Brigate Rosse e che il processo di disfacimento, di crollo verticale delle Brigate Rosse si innesca. Per la partecipazione dei cittadini, forze dell'ordine e magistratura da sole potevano fare molto, si arrestavano persone, si facevano processi, ma l'isolamento politico, ecco, è il risultato di questa partecipazione critica, se necessario, col consenso, quando la situazione è tale da consentirlo. Bersaglio. E l'ho detto prima, quando mi occupavo di Brigate Rosse nel primo periodo, poi dopo le cose cambiano radicalmente, ero un fascista. Decido io volontariamente di andare a lavorare a Palermo e divento comunista. Il primo che me lo sbatte in faccia a reti televisive unificate è un certo Salvatore Riina, il capo dei capi. Siamo nel 1994, si sta celebrando un processo, a lui del processo non gliene frega niente, ma l'occasione è buona perché davanti alle televisioni lui se ne esca con queste parole. Il governo, allora era il governo Berlusconi, si deve guardare da questi comunisti, tra cui Caselli, e deve subito cambiare la legge sui pentiti. Comunista, ma se lo dice Riina fa il suo mestiere. Fatto è che dopo Riina l'hanno detto in tanti, perché lo imparerete se non avete già imparato. Attenzione, io non voglio insegnare niente a nessuno, quelle che esprimo sono le mie opinioni, quindi ricordatevi sempre di questo, non fidatevi di me più di tanto, non fidatevi vuol dire ascoltatemi, esprimo le mie opinioni, ma ricordatevi che ce ne sono tante altre di opinioni su questi problemi difficili, complessi, legalità, giustizia, terrorismo, mafia. La mia opinione è che chi fa il suo dovere nel nostro paese, ma tocca determinati interessi, spesso e volentieri viene diffamato, delegittimato, si cerca di diffamarlo, di delegittimarlo, appioppandogli un'etichetta politica fasulla,
comunista è classica. Falcone era stato definito comunista anche lui. Quando io vado a Palermo vengo definito comunista, ma prima ero fascista, non me ne sono accorto di essere così cambiato. Fascista a Torino, comunista a Palermo, evidentemente però fa comodo appiopparti una etichetta fasulla di appartenenza politica per delegittimarti, per sminuire, svalutare il tuo lavoro e i suoi risultati. Ma non è finita, perché quando torno a Torino io mi occupo di 'ndrangheta, insediamenti della mafia 'ndranghetista nella provincia di Torino, e abbiamo fatto tanti, tantissimi processi perché questi insediamenti sono profondi, radicati, purtroppo imponenti. E poi, lo sapete ragazzi, inutile che mi nascondo dietro a un dito, ho dovuto occuparmi come procuratore della Repubblica di Torino anche di Notav. Attenzione ragazzi, non del movimento. Chi dice che io mi sono occupato, che la mia procura si è occupata del movimento, che era contro il movimento, dice una balla sesquipedale, è una menzogna. Il movimento è assolutamente legittimo, qualunque cosa dica, pensi, sostenga, propagandi sui costi, l'opportunità, l'impatto ambientale dell'opera. In democrazia tutto ciò è sacrosantamente fatto e sacrosantamente deve essere consentito. Ma è un'altra cosa tirare le molotov, è un'altra cosa tirare le biglie di ferro, è un'altra cosa tirare le pietre, è un'altra cosa tirare ordini incendiari contro degli operai che sono costretti a vivere asserragliati in un cantiere dove si guadagnano la pagnotta. Questa non è mica democrazia, ecco. Qui non è il movimento, sono alcuni esponenti, frange estreme del movimento che violano la legge, commettono dei reati. Un magistrato che si rispetti non può girarsi dall'altra parte, non può far finta di niente, come qualcuno avrebbe voluto e vuole tutte le volte che si fa qualcosa che va contro i suoi interessi. Io ho applicato la legge, puramente sempre, magari ho commesso degli errori, per carità, soltanto che anche in questo caso ecco affiorare il vecchio vizio di appiopparti delle etichette, scritte sui muri, muri di Torino, ma muri di altre città d'Italia, sicuramente anche in Puglia. La prima scritta è Caselli mafioso. Ora, un povero diavolo che ha scelto lui volontariamente di essere trasferito da Torino a Palermo per combattere la mafia, vedersi scritto sui muri mafioso, nei momenti in cui combatte la mafia insediata in Piemonte, la 'ndrangheta, francamente non l'ho mai capito, ma tutto fa brodo. Ma poi fascista di nuovo. Il fascista ai tempi delle Brigate Rosse, che diventa comunista quando combatte la mafia, torna fascista perché si permette di applicare la legge anche nei confronti di coloro che praticano violenza, non dei notav tu cur, di coloro che praticano violenza dichiarandosi notav, differenziandosi così dal movimento assolutamente, lo ripeto, legittimo. Ecco, scherzando, dico sempre, lo dico anche adesso, io sono un tifoso fanatico da Daspo del Toro, stasera c'è il derby, tra l'altro, speriamo in bene. Dico soltanto che ci mancava soltanto più che scrivessero sui muri Caselli Juventino e praticamente eravamo arrivati proprio al massimo dei massimi possibili. Ecco. Invece almeno questo me l'hanno risparmiato. Per stringere con una formula, con una conclusione, ecco, come ci si sente? Non ci si sente bene, ecco, essere accusato di fascismo, di comunismo, di fascismo ancora, o addirittura di mafiosità, non fa piacere, non fa piacere. Però se sei convinto, di nuovo lo ripeto, presuntuosamente, arrogantemente, dite quello che volete, pensate quello che volete, ma se sei convinto che hai fatto il tuo dovere, coi tuoi limiti, coi tuoi errori, ma il tuo dovere, allora dà fastidio, ma lo sopporti. Ancor meglio lo sopporti se una sorta di fil rouge che attraversa la storia del nostro paese, la storia giudiziaria del nostro paese, ha attraversato anche la mia, è quello secondo cui c'è una forte tendenza a considerare la legalità come un paio di ciabatte da indossare quando fa comodo, da buttare via quando non fa comodo. In altre parole, a valutare l'intervento giudiziario secondo criteri non di correttezza e di rigore,
come dovrebbe essere giusto, ma valutare l'intervento giudiziario secondo un criterio di utilità. Tu fai qualcosa che mi conviene, che conviene ai miei interessi o agli interessi della cordata a cui io appartengo, allora stai tranquillo che parlerò bene di te, magari, sicuramente non parlerò male, ti lascerò in pace, ma se fai qualcosa che non mi conviene, che non mi è utile, metti in conto, perché prima o poi succederà che sarai attaccato, sarai aggredito, ti darò del fascista, ti darò del comunista, ti darò del corrotto, ti darò del mafioso e via seguitando. Questo non è bello in una democrazia. L'intervento giudiziario si può, si deve criticare. Non è che quello che fanno i giudici sia Vangelo, ma per carità. Anzi, io sono della scuola che le critiche sono le benvenute perché aiutano a sbagliare di meno. Ma le critiche non sono la delegittimazione, la diffamazione, la falsità sistematica sbattuta tra le gambe di chi sta cercando di fare il suo dovere. Perché questa diffamazione, questa delegittimazione, nella stragrande quantità dei casi, per non dire praticamente sempre, è il metodo classico nel nostro paese, soltanto nel nostro paese, per liberarsi o per neutralizzare o per rendere meno fastidiosi i giudici scomodi. L'utilità, ripeto, e non è un criterio di valutazione dell'intervento giudiziario. La giustizia, legalità lo sappiamo, osservanza delle regole. Molte volte legalità e giustizia le consideriamo concetti, se non proprio uguali, quantomeno molto vicini, sovrapponibili. Invece legalità e giustizia sono due cose diverse. Legalità, ripeto, osservanza delle regole scritte. La giustizia è qualcosa di più, qualcosa che va oltre il semplice rispetto delle regole scritte. Perché anche l'osservanza di tutte, ma proprio tutte le regole scritte di questo mondo, non sarebbe sufficiente per far sì che gli esclusi, i più sfortunati, gli emarginati e via seguitando, quelli che hanno maggiormente bisogno di crescere in diritti e in uguaglianza, soltanto con il rispetto delle regole scritte è fondamentale per loro, per crescere un po', ma per crescere davvero in maniera significativa, di valutare che il mondo sia giusto anche per loro, che dalla legalità scaturisca la giustizia, non bastano le regole scritte, ci vuole l'impegno di tutti, ci vuole la responsabilità di tutti. Ci vuole l'attuazione di quell'articolo 3 capoverso della Costituzione, fare di tutto e di più perché crescano i diritti, si consolidino i diritti, cresca l'uguaglianza, si consolidi l'uguaglianza per tutti. La parola chiave della nostra Costituzione, ragazzi, l'avrete studiata, l'avrete imparata, è tutti. Le regole della Costituzione sono dettate nell'interesse di tutti. E mi fermo, voglio tornare ai diritti e alla scoperta della Costituzione, perché se no può rimanere un concetto, poi mi fermo e spazio a voi se vorrete fare domande. Perché la scoperta della Costituzione? In che cosa concretamente si è tradotta questa scoperta della Costituzione? Questo articolo 3 capoverso della Costituzione, perno della Costituzione stessa, in che modo ha cessato di essere parola soltanto scritta, inerte, ed è diventato realtà operativa, produttiva di effetti concreti sulla situazione generale del nostro paese? Mi spiego con un esempio. C'era una volta che nelle acque pubbliche del nostro paese, fiumi, laghi, mare, si poteva scaricare tutto quello che si voleva, le porcherie più immonde, i più velenose di questo mondo. Non c'era niente che lo vietava, non c'era nessuna legge allora che vietasse l'inquinamento delle acque pubbliche. Le cose cominciano a cambiare quando all'orizzonte compaiono dei magistrati, erano dei pretori, una figura che adesso non esiste neanche più. Pretori erano diffusi, c'erano pretori anche nei centri piccoli del nostro paese, era una magistratura di prossimità, di vicinanza, non c'è più adesso. Adesso ci sono soltanto più i grandi tribunali. Compaiono dei pretori i quali pensano che si deve fare qualcosa, Costituzione alla mano, è compito della Repubblica rimuovere, eccetera, eccetera. E allora si ricordano di aver studiato all'università
quella parte del diritto che contiene qualche disposizione, qualche leggina che tutela il patrimonio ittico del nostro paese, i pesciolini. C'era, in parole povere, una norma che diceva che chi danneggia il patrimonio ittico, i pesciolini, è punito con una contravvenzione, un reato bagatellare da niente, pochi soldi, poche lire di multa. Ma attenzione ragazzi, un reato, sia pure contravvenzionale, un reato è quindi qualcosa che consentiva di mettere in moto l'intero meccanismo del processo penale, compreso il sequestro di ciò che stava producendo il reato per evitare ulteriori conseguenze dannose. Morale della favola. Questi pretori sequestrano la Montedison, lo stabilimento di Scarlino, che scaricava in mare i cosiddetti fanghi rossi, veleno puro. Apriti cielo! La Montedison allora era seconda, forse neanche seconda, come potenza economica e politica, soltanto alla Fiat. Toccare la Montedison, sequestrare uno stabilimento importante come quello di Scarlino, uno scandalo. E allora, prima conseguenza, quello che vi dicevo prima è anche storia, questi magistrati vengono subito chiamati pretori d'assalto. Guardate, non è bello per un magistrato dire che è un assaltatore col pugnale tra i denti, perché è come dirgli che non fa il suo mestiere. Tra i denti o tra le mani, meglio ancora, il magistrato deve avere soltanto il codice. Se gli si dice che è un assaltatore con un pugnale tra i denti, gli si dice che sta facendo qualcosa che non dovrebbe fare. Ecco, così si difendevano gli interessi economici della Montedison contro quelli della collettività. Ma per fortuna non c'è stato soltanto il tentativo di fermare i magistrati chiamandoli pretori d'assalto. Lo scandalo è stato grande e nasce di lì la prima legge, la cosiddetta legge Merli, che tutela la nostra salute, ecco, i diritti dei cittadini attraverso la proibizione, il divieto, la sanzione dello scarico di veleni nelle acque pubbliche. Allora ecco, la Costituzione, ci sono tanti modi per leggerla, lo sapete. Uno dei modi principali, quello secondo me più importante, è vedere un catalogo di diritti. Tutti i diritti scritti nella Costituzione, in particolare il diritto alla salute di cui abbiamo appena parlato. Ma accanto a questo catalogo, questo elenco di diritti, la previsione di strumenti di presidio, di salvaguardia, di difesa, di inveramento di questi diritti. Sono tanti questi strumenti, uno dei principali è una magistratura libera e indipendente. Quella è la stagione in cui la magistratura, perché comincia a funzionare il Consiglio Superiore della Magistratura, che è l'organo con tutti i suoi difetti, che tutela, difende l'indipendenza. Il magistrato, se vuole, può essere libero e indipendente, non deve ubbidire a niente e a nessuno che non sia la legge. Col Consiglio Superiore della Magistratura che lo protegge, questo diventa concretamente possibile. Ecco che compaiono questi magistrati, una magistratura indipendente, che è il presidio principale a tutela e a inveramento dei diritti. Il diritto alla salute non è più soltanto un optional, una cosa scritta, una cosa fluttuante nell'aria, diventa una cosa concreta anche con l'intervento di una magistratura indipendente. Questo è la giustizia, non è più soltanto l'applicazione delle norme scritte. Attraverso l'applicazione delle norme scritte, riconoscere diritti, riconoscere qualcosa di importante per lo sviluppo della collettività, qualcosa che si chiama appunto giustizia. Va bene, grazie ancora. Io chiederei adesso se c'è qualche domanda da parte dei ragazzi, del pubblico. Thank you.
Mi raccogliamo. Sì, possiamo raccogliere un po' di domande, così poi il dottor Caselli. Allora, no, c'era lei prima, che si era già prenotata, e poi le diamo la parola. Buonasera. Lei ha lottato contro mafia e terrorismo. Tra le due battaglie, qual è stata la più impegnativa per lei come magistrato, uomo e cittadino italiano? E inoltre ha affermato che il terrorismo è stato sconfitto. Noi giovani possiamo sperare che possiamo di dire lo stesso, magari più in là, tra qualche anno, per la mafia, oppure questa speranza non è fondata? Grazie. Sì, se riesce alzando la voce. Allora, la domanda sicuramente è una domanda che tutti quanti ci stiamo facendo alla luce di quella bellissima ricostruzione storica, e i nostri figli hanno bisogno, secondo me, di capire la storia recente per capire anche quella attuale. E la questione del terrorismo islamico, è possibile usare secondo lei le stesse strumenti che sono stati utilizzati per combattere il terrorismo politico degli anni 70 anche in questa occasione, naturalmente tenendo fermo la barra dritta sul principio che giustamente lei ha insistito molto nel sostenere, cioè nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti, e che quindi la nostra Costituzione dovrebbe riconoscere anche a persone che probabilmente quella Costituzione però la rinnegano. Come ce ne usciamo da questo impasse? Mi stavo chiedendo, il terrorismo di 15, 20 o addirittura da Falcone e Borsellino rispetto a quello di oggi può essere, come è diverso e come può essere affrontato? Oltre al terrorismo anche la mafia stessa. Caselli prende appunti. Una è una domanda un po' particolare. Ma allora, facciamola, sì. Se no... Facciamo. Buonasera. Se è possibile, io volevo fare una domanda a sua moglie. Nel senso... Volevo chiedere la sua personale esperienza, come ha vissuto le decisioni difficili, le scelte difficili di suo marito, quali sono state le sue reazioni e come è stato per lei vivere sotto scorta. Volevo sentire la sua esperienza, la sua voce. Buonasera, io invece volevo farle una domanda ricollegandomi a un altro incontro che è stato preparato per noi classi quinte tempo fa, in cui noi abbiamo potuto assistere a un interessantissimo dialogo fra Agnese Moro e Adriana Faranda, in cui è emersa in maniera inaspettata l'umanità, il lato umano di Agnese Faranda, che in tutti i modi, di Adriana Faranda, che in tutti i modi ha cercato comunque di far capire come la lotta armata non è mai la scelta giusta. Quindi, premesso questo, volevo chiederle se nella sua carriera ha mai potuto incontrare questo lato umano nella lotta al terrorismo, o se comunque ha trovato soltanto la cecità politica di delle persone che comunque andava... Mentre Laura viene qua per rispondere alla domanda che la riguarda, io metto le mani avanti. Vieni Laura, ti prego. Perché sono molto preoccupato, vi racconto un episodio vero. Una volta i giovani industriali di Torino... Ma è veloce!
Sì, sì, lo so. Ho capito, no. È il microfono. Ah, subito, un momento. È la pressa. No, ma so, per spiegare il mio imbarazzo, i giovani industriali di Torino organizzano una serata, io mi ammalo, non posso, allora telefono. Non è vero, voleva vedere Torino alla televisione. Può darsi. Vabbè, non potevo andare, allora telefono all'organizzatore dicendo, guarda, io proprio non ce la faccio, però mi dispiace dare buca, se non fa niente verrebbe mia moglie per dire proprio che non è cattiva volontà, ma proprio non possiamo. Sento il gelo dall'altra parte del telefono, dice vabbè, ci pensiamo, poi le faccio sapere qualcosa. Dico, Laura, guarda che non ti vogliono, perché passa un giorno, ritelefono, fa no, va bene, allora faccia venire, chieda a sua moglie se vuol venire, va bene così. Morale, per farvela breve, Laura va, il giorno dopo che Laura ha fatto quello che doveva fare quella sera, riceve una telefonata dicendo sua moglie sì che è brava, meno male che è venuta lei. Quindi spero che stasera non diciate la stessa cosa. No, io non voglio invadere, perché so che lui non ama molto, perché io sono molto più vivace di lui e sono molto meno noiosa, anche se questa sera devo dire che è stato abbastanza bravo. Altre volte invece... No, la domanda è una domanda che mi è stata fatta molte volte e la mia paura è sempre quella di cadere o nel patetico o nell'ovvio, non lo so. Quindi rischio anche questa sera di essere ovvia. Purtroppo io ho 76 anni e alla mia età e alla mia epoca c'era purtroppo un senso del dovere, cioè era una mannaia sulla testa, ma sulla testa proprio, che, da cui non dovevi mai sgarrare, no? E quindi per quanto io sia stata abbastanza in contrasto con lui parecchie volte, come è normale che sia, tra l'altro quest'anno facciamo 50 anni di matrimonio, quindi altro che lavoro. Io chiedo scusa, ma avendo un nipote che ha appena fatto la varicella mi sono presa probabilmente un herpes agli occhi, per cui lacrimo regolarmente, vi chiedo scusa, è anche il motivo per cui siamo arrivati mezz'ora in ritardo, che sono andata a farmi vedere. E quindi tornando a noi, cosa posso dire? Io ho cercato sempre di normalizzare quella che era la nostra vita. E poi una cosa che si deve dire è che, vista adesso, quindi guardando indietro i 50 anni passati, tutti in una volta, probabilmente mi spaventerei. Però per fortuna le cose le vivi giorno per giorno e quindi non hai una prospettiva, diciamo, di lungo termine. Insomma, cerchi di vivere, se no alla giornata, cerchi insomma di fare quello che devi fare tutti i giorni. E quello che ho sempre cercato di fare io è quello di dare anche un po' un esempio, quello che avevamo avuto noi, no? E quindi fare il famoso tuo dovere. Le scelte sono difficili. Quando si fanno, probabilmente tu non hai davanti tutto quello che ti può succedere, no? Sì, puoi avere delle previsioni, ma non è che metti proprio tutto in conto. Quindi ho sempre cercato di dire sia ai miei figli sia anche ai ragazzi, perché io ho fatto l'insegnante, insegnavo matematica, che la difficoltà che si trova nella vita è quella di ogni giorno rinforzare la tua scelta. Quindi per quanto lui dice sempre che soprattutto quella di Palermo è stata discussa, non è vero, ha deciso e basta, quindi non raccontiamocela tanto, no, a questo punto. Però siccome io lo conoscevo e lo conoscevo da qualche anno, sapevo benissimo che siccome non mi piace perdere, allora a questo punto la ritirata a volte è la soluzione più giusta, no? Però per non farla tanto lunga, io ho sempre cercato di dire, soprattutto ai ragazzi, insegnavo matematica, ma cercavo anche di far passare qualche altro messaggio, come fosse normale fare ciascuno il proprio dovere, per piccolo che fosse. Quindi quando mio marito, spesso e volentieri, parla di eroi, io non sono tanto d'accordo, perché ci sono delle persone che si trovano
ad affrontare delle situazioni legate al proprio lavoro, al proprio impegno, che sono abbastanza eccezionali e che magari fanno anche bene. Però l'importante è che ciascuno faccia il proprio dovere, perché se io penso che determinate cose possano essere fatte solo dalle persone eccezionali, io non mi ritengo tale, allora delego agli altri, non faccio niente. Invece non è vero, ognuno deve fare la propria parte. E la mia parte quali era? Di alzarmi tutte le mattine, di portare i figli a scuola, di andare a scuola, chiudere la porta e lasciare i tuoi problemi fuori, e così giorno per giorno vai avanti. Per cui io non ritengo di avere fatto niente di eccezionale. Direi che forse fare il mio mestiere, che è stato quello di stare dietro una cattedra e di avere, ma non perché andavo in mezzo ai ragazzi, e quindi avere un contatto umano, mi ha forse tenuto lontano dal neurologo, anche con la convinzione. Anche con la convinzione, tutto sommato, di servire a qualche cosa, che non credo che sia una brutta cosa, quello di pensare che fai qualche cosa che può essere utile, non tanto a te, quanto a quelli che vengono dopo di te. Con tutto questo non posso dire che sia stato come bere un bicchiere d'acqua, eh? Questo non è che voglio minimizzare tutto, però voglio anche dire che vivere nella paura non porta molto lontano, anche perché bene o male avevo i figli non tanto grandi, no? Soprattutto nel periodo del terrorismo. E quindi non è che potevi farli vivere con la paura sempre, dovevi cercare di normalizzare quella che era la tua vita. Poi ci sarò riuscita, non ci sono riuscita, non lo so, però diciamo che ho cercato di farlo. E senza farmi condizionare troppo dalla paura. E adesso per finire come una battuta, visto che io sono abbastanza, diciamo, vivace, quando sono in forma, adesso lo sono un po' meno, in tutti questi 50 anni mi è toccato dimostrare di essere piuttosto di lui. Che cosa insegnava secondo voi? Che cosa insegnava? Matematica, ragazzi. Pensate a me che non capisco niente di numeri, di logaritmi, di equazioni. Una sofferenza, ecco. Però, ecco, supplito alla mia lacuna. Andiamo con le domande. Però ancora una cosa, Laura, la voglio raccontare. Ha parlato di rapporto con i ragazzi. È vero, aveva uno splendido, straordinario rapporto con i suoi allievi, al punto che è successa una cosa che se succedesse oggi sarebbe da galera, ma i tempi erano molto, molto diversi allora. In gita scolastica, due dei suoi allievi tardano un paio d'ore a rientrare là dove il pullman li aspettava, e Laura, che era la responsabile di quella gita, furibonda, quando li vede profilarsi all'orizzonte, li affronta e... Non dovrei raccontarlo, ma oggi se succedesse una cosa del genere, ripeto, sarebbe la galera. Quando me l'ha raccontato temevo che potesse valere anche allora questa regola. Li affronta con un ombrello in mano. E questi, a parte il fatto che quando salgono sul pullman cominciano a cantare una canzone in voga allora che diceva perdono, perdono, perdono. Il giorno dopo sulla scrivania si è trovato un mazzo di rose, ma poi soprattutto le successive gite scolastiche c'erano i parenti e qualche ragazzo anche che andavano e le dicevano signora Romeo, l'ha portato l'ombrello. Il pentitismo, qualunque... Diciamo, terrorismo e mafia sono fenomeni stellarmente lontani, però sono tutti e due crimine organizzato. E il crimine organizzato, sempre si tratta di terrorismo o di mafia, è un qualche cosa di organizzato intorno al segreto. Sono organizzazioni che intanto funzionano, crescono, si consolidano, si espandono, in quanto utilizzano al massimo il fattore segreto, segretezza, segretazione, compartimentazione. Allora qual è la conseguenza? Che se si vogliono avere delle speranze
delle prospettive di poter combattere efficacemente il crimine organizzato, terrorismo o mafia, bisogna conoscere i segreti su cui queste organizzazioni si reggono, perché altrimenti si gira soltanto intorno. Se sei fortunato e ti va bene, scalfisci qualcosa in superficie, ma dentro non riesci ad entrare. Per entrare dentro ti ci vuole la password. Il grimaldello sono i segreti raccontati da qualcuno. E chi te li racconta i segreti del terrorismo o della mafia? Qui comincia il problema. Te li racconta chi è stato terrorista o mafioso. Chi, essendo stato terrorista o mafioso, ha commesso anche delitti orribili, ma proprio perché è stato terrorista barra mafioso e ha commesso delitti di mafia o di terrorismo, conosce questi segreti e, rivelandoli, ti consente di entrare dentro, di disarticolare dall'interno queste organizzazioni. È antipatico? Siamo cresciuti tutti, perlomeno io quando andavo a scuola, ma penso anche voi, immagino anche voi, nella filosofia chi fa la spia non è figlio di Maria, e i terroristi che si pentono, i mafiosi che si pentono, sono delle spie, certamente. Però che tipo di spie? Spie che dicono quello che serve allo Stato per contrastare queste minacce terrificanti che sono la violenza dei terroristi e la violenza, la prepotenza, la spietatezza selvaggia dei mafiosi. Quindi sono spie benefiche, per così dire, necessarie. Chi dice che senza pentiti non si può fare la lotta al terrorismo o alla mafia non dice una cosa reale, non dice una cosa vera, non dice una cosa esatta. Ci vogliono, possono piacere o non piacere, ma ci vogliono. Attenzione poi però a liquidare con qualche battuta o scrollata di spalle o atteggiamento di sufficienza questo fenomeno. Chi si pente contro un'organizzazione terroristica come Brigate Rosse Prima Linea a suo tempo, come la mafia oggi, condanna a morte se stesso e i suoi familiari. Per pentirsi ci vuole anche coraggio. Ci sono dei vantaggi previsti dalla legge, ma ci vuole coraggio, perché la storia della mafia, in modo particolare, anche la storia del terrorismo, è costellata di rappresaglie contro i pentiti quando si possono raggiungere, e se non si possono raggiungere, contro i loro familiari. Guardate, io come procuratore di Palermo sono stato protagonista, questa ve la voglio raccontare, di una storia terribile da questo punto di vista, che però dimostra quello che vi stavo dicendo. C'è un mafioso di Altofonte, si chiamava Santino di, si chiama Santino Di Matteo, che viene arrestato dalla procura di Palermo per tanti omicidi commessi dalla cosca di Altofonte, quindi per appartenenza alla mafia e per questi omicidi. Questo signore chiede di parlare con me, non con me, Giancarlo Caselli, chiede di parlare col procuratore di Palermo, l'ufficio che lo ha arrestato. Mi manda a buca una prima volta, mi dà buca di nuovo la seconda, non sto a... La terza volta arrivo davanti a lui, era a Roma in quel momento, più o meno a mezzanotte, più verso l'una di notte che verso mezzanotte, e quando mi siedo davanti a lui mi dice: io ho commesso tutto quello di cui mi accusate nel mandato di cattura, mafia e omicidi, però questa sera, primo interrogatorio, voglio parlare di un altro fatto, voglio parlare di Capaci, perché io quel 23 maggio c'ero, sono uno degli esecutori materiali della strage, e comincia a raccontarmi per filo e per segno tutto quello che si poteva desiderare di sapere sulla strage di Capaci, l'esecuzione materiale della strage. Alle 6 del mattino, quando finisce l'interrogatorio, consegno il verbale ai colleghi di Caltanissetta competenti. Voi sapete che se vittima di un reato è un magistrato, il processo non lo possono fare i magistrati della stessa città in cui lui lavorava. Il processo automaticamente deve trasferirsi in un'altra città, per Palermo o Caltanissetta. Falcone non era magistrato di Palermo in quel momento, lavorava al Ministero a Roma, e la strage di Capaci, per quanto riguarda Falcone, avrebbe potuto gestirla
dal punto di vista investigativo giudiziario a Palermo, ma con Falcone, sapete, è stata uccisa anche la moglie, Francesca Morvillo, che era giudice del Tribunale dei Minori di Palermo. Francesca Morvillo determina il trasferimento di tutto il processo, Falcone e i ragazzi di scorta che erano con loro, a Caltanissetta. Quindi competente era Caltanissetta. Io lo sento questo perché ha chiesto di parlare con me, poi guai a perdere l'occasione. E alle 6 del mattino però consegno il verbale ai colleghi di Caltanissetta che avevo avvertito perché si precipitassero a Palermo perché stava succedendo qualcosa che poteva essere importante anche per loro. Momento di esaltazione, se mi passate questa parola, dal punto di vista professionale, un grande successo. Uno che ti racconta, un pentito che ti racconta la strage di Capaci, fino a quel momento si brancolava ancora nel buio, l'esecuzione materiale è una svolta importante nelle indagini. Il tutto però avvelenato nel modo più perfido, più atroce, poche settimane dopo, quando Cosa Nostra sequestra il figlioletto tredicenne, 13 anni, di Santino Di Matteo, Giuseppe Di Matteo, tenuto prigioniero, ragazzi, per 18 mesi, tutto vero, tutto verificato, tutto successo, 18 mesi durante i quali lo maltrattano, lo torturano in maniere che sono difficilmente immaginabili, ma sono davvero successe, finché lo uccidono, strozzandolo a mani nude, nel momento in cui la televisione trasmette la notizia della condanna all'ergastolo di uno dei suoi sequestratori, che in quel momento era ancora latitante, ancora in libertà. E poi, perché questo è lo stile degli uomini d'onore, la faccia degli uomini d'onore, sono uomini del disonore, sono bastardi delinquenti, tanto per parlare chiaro, il suo cadavere lo sciolgono nell'acido, perché la madre non abbia neanche la possibilità di portare un fiore sulla tomba, dire una preghiera. Ecco, e tutto questo perché, soltanto perché, Giuseppe Di Matteo era figlio di Santino Di Matteo. Doveva pagare il fatto di essere figlio del primo pentito di mafia che racconta il segreto dei segreti di Cosa Nostra, l'attacco al cuore dello Stato attraverso la strage di Capaci. Ecco, questa è la mafia, altro che uomini d'onore. Sono uomini di una perfidia, di una spietatezza, di una ferocia bestiale. E i pentiti questo lo sanno benissimo. E nel momento in cui si pentono, Santino Di Matteo è un esempio degli esempi che si può fare al riguardo, sanno cosa rischiano loro e cosa fanno rischiare alla loro famiglia. Allora, pentirsi contro la mafia, queste sono parole di Giovanni Falcone, è possibile soltanto quando ci si fida dello Stato. Se non ti fidi dello Stato, non ti affidi allo Stato, non affidi te stesso e la tua famiglia, la sicurezza tua e della tua famiglia allo Stato. Quindi il pentitismo è una cosa seria e per quanto riguarda le potenzialità di lotta effettiva, non soltanto apparente, non soltanto a parole, contro il crimine organizzato e per quanto riguarda i pericoli, i rischi incombenti sui pentiti e sui loro familiari. Naturalmente c'è tutto il problema che non basta la parola del pentito per fare un processo, non basta la parola del pentito per rinviare a giudizio una persona, meno che mai per condannarla. Le parole dei pentiti restano parole finché non si trovano i riscontri, cioè la dimostrazione attraverso qualcosa di estrinseco rispetto alle parole dei pentiti, che quelle parole sono vere, rispondenti alla verità. Quello dei riscontri è un discorso fondamentale per il pentitismo, vi faccio un esempio, tanto per intendere, riscontro è una parola però, e l'esempio lo faccio parlando di terrorismo. Patrizio Pecci, il capocolonna delle Brigate Rosse di Torino, il capo delle Brigate Rosse torinesi, quindi quando parla lui dice tutto quello che si poteva desiderare di sapere sulle Brigate Rosse di Torino e dice tantissime cose importanti anche per le altre colonne, per le altre brigate e quindi comincia anche dal punto di vista del disvelamento dei segreti, la fine delle Brigate Rosse. Patrizio Pecci racconta per filo e per segno quello che ha fatto la colonna di Torino che lui comandava, e per ogni omicidio è molto preciso, faceva una piantina di dislocazione del comando sul territorio, dell'armamento, nome e cognome, era un ragioniere del brigatismo e quando ha deciso di parlare era molto, molto, molto puntuale, molto preciso. Ma una volta che racconta un omicidio,
racconta anche che macchina hanno rubato, dove l'hanno rubata, dove l'hanno lasciata, eccetera. Coincide tutto, salvo un particolare, che Pecci dice: dentro il baule della macchina c'era anche una damigiana di vino che la sera, cinismo brigatista, ma racconta le cose come stavano, abbiamo bevuto per festeggiare l'attentato che era riuscito. Prendiamo la denuncia di furto dell'automobile e non c'era, cioè questo signore era preciso tanto quanto Pecci, aveva detto che nell'abitacolo c'era la fotina della figlia o di non so chi, papà vai piano, papà ricordati di noi, il rosario appeso, tutto aveva, davvero descritto la macchina con una minuziosità davvero eccezionale. Di damigiana, di vino non aveva parlato, non c'era niente nella denuncia. Allora ragazzi, delle due l'una, o Pecci ha contato una balla e quindi non è più credibile, perché basta un particolare come questo per far smuttare la terra sotto i tuoi piedi, di pentito credibile. Oppure Pecci ricorda male, e anche ricordare male per un pentito che sta rievocando omicidi uno dopo l'altro e quindi può far condannare all'ergastolo una persona dopo l'altra, ricordare male con imprecisione non è tanto bello. Allora chiamiamo di nuovo il derubato, il proprietario dell'auto, e diciamo: com'è? E lui ci dice: guardi, ha ragione Pecci, c'era la damigiana di vino, però io non ne ho parlato perché vi ho parlato di tutto ciò che era funzionale all'automobile in vista del premio dell'assicurazione. La damigiana di vino era un extra, ecco, ho pensato di non parlarne e non ne ho parlato. Allora ecco il re dei riscontri. Questo della damigiana era un fatto che non sapeva nessuno al mondo, non la sapevano i magistrati, non la sapevano i poliziotti o carabinieri che avevano fatto le indagini, non la sapevano i giornali, quindi non era mai stata scritta, la sapevano due persone al mondo, il ladro della macchina, il terrorista pentito, e il proprietario della macchina. Quando il pentito dice questa cosa e sentendo derubato è vera, ecco un riscontro formidabile, il re dei riscontri, un fatto estraneo alle parole del pentito, oppure le parole del pentito che sono confermate da un fatto estraneo che è la dichiarazione non mai detta prima del proprietario. Ecco, se c'è questo incastonarsi di fatti assolutamente ineccepibili nelle parole del pentito, ecco allora che la confessione, le dichiarazioni sono riscontrate e possono essere utilizzate come prova. Prima, chi vi dice basta la parola di un pentito per finire in galera, dice delle, stavo per dire una parolaccia, dice delle stupidaggini incredibili, ci vogliono i riscontri. Se non ci sono i riscontri, la parola del pentito vale meno di niente, non può funzionare processualmente parlando. Esperienza più difficile, il lavoro investigativo giudiziario sul versante dell'antimafia, non sul versante dell'antiterrorismo, tutti e due molto difficili, ma quello della mafia di più, perché la mafia non è soltanto Riina e soci, non è soltanto ala militare, non è soltanto Lupara e Kalashnikov, la mafia ha anche relazioni esterne, coperture, complicità, collusioni, con pezzi della politica, dell'economia, della finanza. E questi signori, quando uno li indaga, a me come procuratore di Palermo è capitato di dover indagare Andreotti, 7 volte Presidente del Consiglio e 33 volte Ministro, mica roba da poco, e Dell'Utri, fondatore di Forza Italia e poi senatore di Forza Italia, anche qui mica roba da poco, quando non indaghi soltanto i mafiosi di strada, i gangster della mafia, ma anche coloro che sono complici della mafia, con la mafia fanno affari, lì cominciano i tuoi guai. Diventa tutto più difficile, perché qualcuno ti mette i bastoni fra le ruote. Ecco, nel libro tutte queste cose sono raccontate per filo e per segno, se vi capita di sfogliarlo troverete la dimostrazione di quello che vi ho detto. La mafia è molto più difficile da combattere perché ci sono queste complicità. Non che non ci fossero complicità anche per i terroristi, io nel libro racconto la storia di quel terrorista che si chiamava il comandante Alberto, un capo di primaria importanza criminale di prima linea,
che era il figlio del senatore Donat Cattin, e quindi tutte le polemiche che ci sono state con Cossiga, Donat Cattin, eccetera, eccetera, anche queste sono raccontate nel libro, ma non c'è la complicità diretta, le complicità attraverso le coperture che invece è così frequente nella mafia. Ecco perché la lotta alla mafia è più difficile. Ma la seconda parte della domanda della vostra compagna è: terrorismo l'abbiamo sconfitto, e per la mafia noi giovani cosa possiamo pensare che succederà? Qui rispondo con una frase, forse la più celebre di Giovanni Falcone, che sicuramente conoscete. Premessa: Giovanni Falcone è l'uomo che di mafia ha capito più di chiunque altro del passato, del presente e del futuro. Uomini come Falcone che capissero la mafia in profondo, che avessero la sensibilità per mettersi sulla lunghezza d'onda delle cose di mafia in modo da capirle proprio nella loro essenza, nella loro... non ce n'è mai stati e non ce ne saranno mai. Bene, quest'uomo che di mafia sapeva tutto di più di chiunque altro al mondo per sempre, ieri, oggi e domani, ha detto una frase, quella che dicevo, la più conosciuta, che suona così: la mafia è una vicenda umana come tutte le altre. Come ogni vicenda umana, ha un inizio, uno sviluppo e può benissimo avere una fine, purché questa fine la si voglia e ci si organizzi contrapponendo all'organizzazione della mafia altrettanto organizzazione della risposta dello Stato. E Falcone non è uno che parlava a vanvera, tanto come usa dire per dare aria al cervello. Se Falcone, l'esperto degli esperti, espertissimo che più non si può, non si poteva, di cose di mafia, diceva queste cose, perché ci credeva? E se ci credeva lui, non possiamo non crederci anche noi. La mafia sarà sconfitta. Importante però, ed è qui la difficoltà ancora oggi, volerlo tutti insieme, senza qualcuno che rema contro magari nell'ombra, e organizzarsi contro. Abbiamo fatto dei passi da gigante, sia chiaro, in questi 25 anni. Sfogliate i giornali, ragazzi, vedrete che ogni giorno c'è un'operazione contro l'andrangheta, soprattutto adesso clamorosa, di Reggio Calabria, di Milano, del Piemonte, della Liguria, in Emilia Romagna, eccetera. Per usare una frase fatta, si mietono successi sul piano investigativo giudiziario a piene mani di una enormità assolutamente impensabile. Sono in difficoltà, ma sono potenti dal punto di vista economico. Il riciclaggio è la parola chiave, e lì, ecco, ancora tantissima strada da fare, e finché non si sarà fatta fino in fondo, anche rompendo le coperture e le complicità, di mafia purtroppo continueremo a parlare. Terrorismo internazionale. Rispetto al nostro terrorismo, che per capirci possiamo chiamare indigeno, roba di cosa nostra, di casa nostra, il terrorismo di oggi, il terrorismo internazionale, è una cosa completamente diversa. Questo grand'uomo che è Papa Francesco, che Dio ce lo conservi, per favore, perché secondo me è l'unico punto di riferimento, anche nella politica, oltre che nella cultura, oltre che nella prospettazione delle difficoltà, dei problemi e delle possibilità del futuro che abbiamo, Papa Francesco. Papa Francesco da molto tempo a questa parte sta dicendo: attenzione, il cosiddetto terrorismo internazionale, in tutte le sue manifestazioni, che sono molte, che sono tante, diffuse per il mondo, finisce per mettere in atto pezzi, questa è la sua formula, della terza guerra mondiale. Ecco, il rischio è questo: se non lo fermiamo, se non lo fronteggiamo adeguatamente, che prima o poi succeda qualcosa di davvero irreparabile, che mette gli uni contro gli altri, anche quelli che dovrebbero unanimemente fronteggiare questo problema, e scoppia la guerra mondiale. E guardate che in questo momento, vabbè, non voglio dire cose che non c'entrano col discorso che stiamo facendo. Allora ecco, se terrorismo indigeno, prodromi, scintille che potrebbero scatenare l'incendio della terza guerra mondiale, sono cose profondamente diverse.
sono diverse, e però si, anche il terrorismo internazionale si può meglio fronteggiare con maggiori speranze di successo se accanto all'efficienza se c'è il rispetto dei diritti, se si danno delle risposte soltanto militari ai paesi che hanno bisogno anche di risposte in termini di giustizia sociale, lavoro, scuola, assistenza medico-sanitaria e via seguitando, ecco, facilmente, al di là delle intenzioni, senza volerlo, si incentiva la rabbia, e dalla rabbia può nascere la violenza, dalla violenza possono nascere i terroristi, e dai terroristi i macellai delle metropolitane o del Bataclan. Ecco, quindi sicurezza sì, mettere in campo tutto ciò che è necessario per vincere la battaglia sul piano della sicurezza, ma senza trascurare, anzi battendo anche il ferro della giustizia, perché altrimenti si fa come Penelope, si predica pace di giorno e di notte si creano le condizioni perché la guerra continui con l'ingiustizia. E poi il coordinamento. Il terrorismo indigeno lo si è sconfitto quando ci si è mossi tutti quanti insieme. C'è stato un coordinamento delle varie forze, anche tecnico-investigative, sul campo. Qui, ragazzi, siamo ben lontani da un coordinamento degno di questo nome. Forse oggi non più, ma ancora ieri, in Belgio, teatro di azioni terroristiche tra le peggiori, o esportatore in Francia di terrorismo, in Belgio i poliziotti Valloni e Fiamminghi non si parlano, non si parlavano. Altro che coordinamento. Fa ridere, ma è così. Sul piano internazionale il coordinamento fa fatica, perché le frontiere, anche quando si tratta di combattere un fenomeno per definizione internazionale, terrorismo internazionale, le frontiere funzionano ostacolando la vera cooperazione, figuriamoci l'integrazione tra le polizie e i carabinieri dei vari paesi. E poi lasciatemelo dire, gliel'ho sentito dire a Quirico, un grande esperto di terrorismo internazionale, lo ha vissuto sulla sua pelle, essendo stato sequestrato per molto tempo, è uno dei più importanti editorialisti del giornale di Torino, La Stampa. Quando è stato liberato ha fatto un giro di conferenze interessantissime. Beh, Quirico ha detto, il primo cui l'ho sentito dire, che ho visto che lo scriveva, adesso lo dicono tutti, che tra i principali sostenitori finanziari e fornitori di armi del terrorismo internazionale chi c'è? L'Arabia Saudita. Allora ecco, la Santa Alleanza comprende l'Arabia Saudita nel momento stesso in cui questi, il terrorismo, lo aiutano a stare in piedi, a svilupparsi. Qualcosa che non funziona, ecco, c'è un equivoco, c'è un'ambiguità che non aiuta. Ecco, chiarezza, precisione, o da una parte o dall'altra, non i piedi in due staffe, perché così ti conviene, perché altrimenti anche qui continueranno ad avere la speranza di poter crescere e funzionare sempre meglio. Ultima domanda. Io coi terroristi che vanno in giro per il mondo a parlare non sono troppo tenero, anche se bisogna distinguere a seconda di quello che vanno in giro a dire. La Faranda l'ho conosciuta personalmente anche dopo, devo dire che, come dire, appartiene alla categoria di quelli che parlando cercano davvero di fare un esame critico del loro passato e dell'esperienza terroristica, mentre la più parte dei terroristi che parlano, anche quando si dichiarano pentiti nel senso che non ci credono più, gira e rigira, poi se li ascolti con un minimo di attenzione vedi che dicono che non hanno sbagliato mica tanto, hanno sbagliato tempi, ma quello che volevano era giusto, soltanto che hanno sbagliato i tempi e avevano combattuto una giusta, buona battaglia, e peccato che hanno sbagliato i tempi. Ecco, a me questo non piace, a me sembra che
si debba onestamente riconoscere prima di tutto che ammazzare la gente, gambizzare la gente, usare la violenza come mezzo di lotta politica è sbagliato. Non è sbagliato il tempo, è sbagliato il metodo, perché la violenza non risolve, non ha mai risolto in democrazia nessun problema. La violenza è sempre stata un problema in democrazia che si è aggiunto agli altri e che ha tardato, bloccato la risoluzione dei problemi che sembrava potessero essere risolti. Studiate per favore, se ne avrete il tempo e il modo, la storia delle Brigate Rosse. Vedrete che le Brigate Rosse si manifestano soprattutto nei momenti in cui il nostro paese sta cercando di cambiare. Nel 74 sequestrano Sossi, il nostro paese sta dibattendo con le armi della democrazia se votare sì o no al referendum sul divorzio. Guardate, paese cattolico, io sono cattolico, ma paese marcatamente cattolico come il nostro, forse più cattolico del mondo, che discute e poi fa vincere l'approvazione della legge al divorzio, è un paese che cambia. Uccideranno per la prima volta nel 76 il procuratore generale di Genova e gli uomini della sua scorta, quando le elezioni amministrative dell'epoca stanno determinando variazioni percentuali in doppia cifra, mai successo fino allora nel nostro paese. E le principali città italiane sono conquistate con le elezioni amministrative dalla sinistra, che fino a quel momento era rigorosamente minoranza, anche salvo alcune regioni italiane, anche per quanto riguarda l'amministrazione locale. Il salto criminale peggiore lo fanno nel 78, il sequestro Moro, che viene, Moro viene sequestrato esattamente nel giorno in cui Andreotti, la storia è lunga, Moro stava ritirando l'appoggio ad Andreotti perché, scusa non capisco, cos'è? Non ho capito, devo finire, finisco. No, no. Battete le mani a Laura perché è lui che è lei. Nel momento in cui si forma faticosamente con dei limiti e magari anche una violazione dei patti che Berlinguer ha fatto fatica a digerire, gliel'hanno praticamente imposto ai suoi compagni di partito, un governo di unità nazionale, per la prima volta un governo in cui accanto alla Democrazia Cristiana ci sono anche i comunisti, i socialisti e quant'altro. In quel momento le Brigate Rosse fanno l'attacco principale al cuore dello Stato. Le Brigate Rosse si manifestano tutte le volte che il paese sta cercando di cambiare, cercano di bloccare questo cambiamento, perché un paese che funziona è micidiale per un terrorista. Galli Alessandrini, prima linea, li ha uccisi e poi scritto nel volantino. Perché? Perché stavano ridando credibilità allo Stato, perché erano persone per bene che funzionavano. Uno Stato che funziona, uno Stato che cambia nell'interesse generale, è micidiale per i terroristi. Perché chi vuole fare la lotta armata con uno Stato che funziona, uno Stato che sta facendo del bene alla collettività? Nessuno. E i terroristi sono morti. Ecco perché si manifestano soprattutto cercando anche di bloccare il cambiamento. Ecco perché positivamente la violenza blocca un progresso economico, sociale, che altrimenti avrebbe potuto essere stato assai più impetuoso. Con tutto questo però, diritto di parola anche ai terroristi, soltanto che io dico sempre con una battuta, con uno slogan, che sta scritto nella Costituzione che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, quindi chi ha scontato la condanna ha diritto, recupera i suoi diritti. Ma non sta scritto nella Costituzione che i terroristi che hanno scontato la pena devono tendere alla nostra rieducazione raccontandoci che avevano la ragione loro e hanno sbagliato soltanto il momento. Non è una battuta, in realtà è proprio una cosa che qualche volta funziona in questo modo. Io ho finito, altrimenti vengo ancora sbrigato. Vabbè, possiamo anche andare via velocemente, ma io non vi rubo assolutamente tempo, ma tocca a me l'onere e anche l'onore di concludere questa serata. Due piccole considerazioni. Il racconto del dottor Caselli ci ha riguardato, nel senso che, come forse ho detto in maniera maldestra all'inizio, quando si raccontano storie non si raccontano mai solamente le storie del narratore, ma anche le storie degli altri.
E nel caso specifico forse è necessario anche salutare tra il pubblico Matilde Montinaro, che tra tutti noi è quella il fratello era parte della scorta di Capace e tra tutti noi è quella che maggiormente ha subito l'oltraggio della mafia. Grazie. Io direi, se vuoi salutare Matilde. Che le cose ci riguardano e ci riguardano in maniera però anche affettuosa, nel senso che questi due personaggi, da un lato Caselli e dall'altro anche Laura, ci hanno toccato la testa ma anche il cuore, e io vorrei ringraziarvi e mi prendo la libertà di ringraziarvi per nome, senza come dire, l'uso e il filtro della formalità. Grazie Giancarlo e grazie Laura. E a te, se vuoi, un saluto breve. Buonasera, parlare dopo il dottor Caselli non è semplice. Stasera lui ci ha fatto una bellissima lezione di storia della nostra Italia, che dobbiamo cominciare tutti ad amare un pochino di più, amiamo di più il nostro paese. Ha detto una cosa che mi ha colpito profondamente, quella che bisogna cercare di studiare la storia delle Brigate Rosse, perché solo conoscendo quella storia forse possiamo non permettere più che ritorni quel fenomeno. Io vi aggiungo di cominciare a studiare la storia della mafia a partire dall'inizio. Andiamo a fondo, cerchiamo di capire perché è nato quel fenomeno, perché per tanti anni abbiamo avuto un po' il prosciutto sugli occhi per non vedere, perché sono successe quelle stragi e che cosa hanno portato dopo 25 anni quelle stragi. In quelle stragi dove è morto Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, permettetemi di ricordare Rocco, Antonio e Vito, i ragazzi, gli angeli custodi del magistrato. Antonio era, permettetemi questa parola, come mi disse una volta il giudice Borsellino, innamorato di Giovanni Falcone. Aveva paura, sicuramente aveva paura per quello che faceva, ma aveva il coraggio di combattere quella paura. Perché, uso le sue parole, come diceva lui, chi ha paura ama, chi ha paura piange, chi ha paura sogna. È la vigliaccheria che non si capisce e non deve far parte dell'essere umano. Ecco, io a 25 anni da Capaci vi dico di fermarvi un attimo quel 23 maggio e ricordare che a Capaci, in un piccolo tratto che porta da Punta Raisi a Palermo, un altro uomo, un gruppo di uomini, hanno deciso di porre fine alla vita di 5 straordinarie persone. Grazie.